scivolare, ma tenendo i piedi ben piantati per terra. Serve un controllo assoluto del bastone per usarlo a dovere. Quando pattino tutto sembra muoversi intorno a me come in un film. Sulle rotelle il mondo è più bello. Hockey line è hockey molto simile al ghiaccio, invece di avere pattini con le lame e pattinare sul ghiaccio, pattiniamo su pavimentazioni come il parquet, steel mat, con i pattini a rotelle, i pattini in linea. Nel pattinaggio in linea il carattere è quello che fa la differenza durante una gara. Va avanti chi ha testa, quando hai le gambe ma non hai la testa, molte volte non arrivi. Una cosa che per me è fondamentale è riuscire sempre ad avere sangue freddo, a restare concentrati, perché la femmina si deve fidare del maschio, perché il maschio comunque la deve sollevare, lanciare. Ci vuole tanta fiducia tra i partner, la si costruisce un pochino nel tempo, lavorando assieme, imparando a stare in fissa con quella persona, imparando i suoi ritmi, i suoi tempi. È uno sport dove usi tutto il corpo, tutti i muscoli, e quindi ci vuole tanta forza fisica. È fondamentale la tecnica con la stecca e con la palla, il pattinaggio altrettanto. Devi unire queste due cose per poter poi diventare qualcosa o qualcuno. Per stare su due pattini con quattro ruote serve coordinazione. Poi per andare veloce, per forza, noi raggiungiamo anche tra i 50 e i 60, quindi se non hai coordinazione non stai in piedi. Nell'hockey inline prima di tutto bisogna curare tutta la tecnica del pattinaggio, perché quello fa la differenza. L'hockey pista e l'hockey inline sono differenti, prima di tutto i pattini. Sull'hockey pista non si usano i pattini in linea, ma si usano i pattini tradizionali. La stecca è più lunga, il pattino è diverso, da noi è molto più veloce, meno fisico, non puoi fare spallate. Non si può avere sempre tutto sotto controllo, perché per forza siamo in due, quindi a un certo punto devo dire ok, qui io non posso arrivare, devo affidarmi a lui. Se ci fosse paura non riusciremmo a fare le cose che facciamo. Forse ho più paura io di lei, perché io mi sento una bella responsabilità, perché tenerla lassù. Il clima all'interno di una squadra è sempre molto in bilico, nel senso bisogna cercare di lavorare appunto a livello psicologico con tutta la squadra, oltre che ai singoli. Da noi se sei bravo tecnicamente fai divertire il pubblico, fai una giocata bella, fai un aggancio, un alza e schiaccia, il pubblico si diverte. Gli aspetti tecnici più rilevanti del pattinaggio sono un passo incrociato e sul rettilineo la spinta. Per fare un lanciato, un salto in cui io lancio la ragazza, devono essere coordinati perfettamente, perché la spinta deve essere perfettamente insieme. Ci vuole soprattutto la capacità di concentrarsi al momento opportuno, perché è uno sport che non ti dà la possibilità in gara di ripetere un errore. Quando pattino provo un senso di libertà, sono determinata, sono forte, grazie al pattinaggio. Quando gioco provo il piacere di giocare. Quando sono in pista mi sento proprio bene con me stessa, sono a mio agio. Ho tanta voglia di continuare a regalare emozioni e a regalarmi delle emozioni.